Buonasera ragazzi. Siamo tornati a una serata di processi. Buonasera a tutti ragazzi. Adesso chiamiamo il nostro procuratore Pat, vediamo se c'è. Il telefono del tuo destinatario. Bene, non c'è. Buonasera Host Sacchi, mi program. scusi per il ritardo, ho avuto un problema. Parli a Radio 4, c'è una Mi può task force che mandare? la sta aspettando. È solo al civico 617, mi può Chiami a Radio mandare? 4, grazie. Ma mi scusi, ma lei è procuratore, mi mandi la scorta, non mi dica di andare E in Radio tu 4 dici a me. in ritardo di 20 minuti, mi scusi. L'aereo era in ritardo. La task force è già passata tre volte sotto il suo Perfetto. tempo. Adesso le dica di venire qui. Oh, assistente giudice, pernotta nel mio stesso Salve. albergo? Sì, Non lo anzi, vi sapevo. hanno obbligato di venire qui, non so perché. Non lo sapevo. Ah, sì. Sono Bene, stato obbligato, bene. hanno Ah, letto la caos, tappa devi fare di sicuro skin. di Vabbè, tutta Los Santos, quindi. ci vivo io. Eh già. Quante guardie armate ha all'interno? Ma non tante in realtà. Il condizionatore, signori. Sto accendendo il condizionatore che fa un freddo caldo. Oggi c'è qualcosa di importante per caso? Ma un ergastolo forse deve essere prima di questo un ergastolo, cioè. Vedremo. Ma? Le macchine Sono nuovi! nuove. Hanno rinnovato la flotta dei veicoli, lasciate qua. Giudici, buonasera! Procuratore, madonna mia, che cattiveria, Qui per buonasera. voi la task force, piacere, vice direttore Charlie Kane, vice direttore Buonasera, Manoscian, buonasera, salve. salve. Piacere conoscerla, Buonasera. l'ascolteremo fino all'arrivo in tribunale. Ok, su che veicolo Sarà un salgo? piacere. Questo blindato, Ok, prego. grazie. Salgo dietro? Sì, Eh sì. certo. Chi sale davanti? A lui, perfetto. Vado Oh, avanti un attimo, io. forse. Ok, perfetto. Ricevuto. Un attimo che mi metto a punto. Andiamo. Prego, prego. Pronto? Dimmi. 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 Non lo so. Adesso lo scopriremo solo vivendo, perché sto appena andando in tribunale. In verità sì, cioè il calendario processi. Perimetro sicuro, Perimetro. procediamo. Che bosone che c'ha vice capo marshal. Sentito, eh sì, sono un uomo maturo. Perfetto. Prego, prego. Abbiamo già bonificato, fatto il Bonificato, bonifico perfetto. antiesplosivo dei suoi uffici Ottimo, di tutto il ottimo, ottimo. tribunale. Tutto pulito. Perfetto, Ok. perfetto. Ottimo. Vado a posizionare i miei cecchini, giudice, buon lavoro. Ottimo, perfetto. Bene, aspettiamo qua. Ma il fondo continua di ritardo, let's go, contratto fondamentale.
appostare. I giudici sono arrivati dopo, colleghi. Mo chiedo. Aspetta, c'è qualche procuratore qua? Come c'è chi? Sì. No, aspetta, tanto lì era un altro campo. Dove sta il procuratore? Tanto Buonasera. Cacchi. E buonasera giudice, mi scusi. E Buonasera. Buonasera. può venire in tribunale? Sta arrivando Sacchi Giudice. comunque. Ah, bene, sta arrivando Sacchi Black, Sì, la prossima cosa chiude a sta lui. venendo qua. Buonasera, Signor giudice, buonasera. buonasera. Stasera Sta abbiamo bene? persone in aula? No. Zero, Credici? Ma vuota? come? Vuota. Un Oh, testimone. faccio vedere. Il poliziotto è il testimone? Abbiamo un avvocato, là, Non cos'è è il quello? Chi è quello? testimone, Chi è quello? Marshall, credo, non lo so. Aspetta. È un Marshall, l'avvocato. È un Marshall, Salve. ok. In aula che abbiamo lì? Due Ok, testimoni. testimoni? Ma di che processo? Non c'è nessuno. Un testimone e uno che guarda. Tu che sei procuratrice, sai se No, procuratrice che fa per il di caso di Derek civile di Frost, quel diritto. testimone è importantissimo Io questo sono onore. il testimone. Ma stasera hai No, domani alle procuratore, non c'è 6. nessuno in Domani aula, alle 6. Domani alle 6, sì. sì, una ragazza, cioè. No, Cosa? dico, tu sei Vostro onore, imputato? buonasera. No, Boh, nessun penso di sì. imputato, come sempre, perché Parla finché delle non cose. triplichiamo le multe e facciamo Ok, 20k ciao ciao. in più, la gente non si presenterà mai e rimarrò sempre nella mia idea. E queste sono le prove. Sono tre sessioni che Ah. No, nessuno secondo sa. me le prove, secondo me il motivo è che non andate a cercare le persone ogni sera. Cioè, se no stai a fare il cavaliere tutte le sere Se e ci dovreste... fossero giudice porco due, non ci sta Vabbè, mai ma nessuno. nessuna sera? Cioè, il problema è che tu le Né? controlli una volta a settimana. Fai Se tu piazza facessi ogni pulita. sera, cioè, se piazza pulita ogni Stasera settimana... fai Ale, fai piazza pulita Cioè, stasera. ogni... se tu... Stasera non ci sto perché devo andare a parlare vabbè, con un ma ci sta. poliziotto. Ci sta quell'altro, ci sta. Ah, chiedete a C'è il quell'altro. patto. Io sto oggi devo andare a Comunque, parlare con un poliziotto. discorso è, se no ragazzi... chiedo a te, Smith, le fai Ma te. no, sto cazzo. Io con la Sì. polizia però vengo a farlo. Lui è Marshall, impegnato, Marshall. impegnatissimo. No, 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 no. Con i Marshall non vengo col giudice, io vengo con la polizia a farlo. Ma chi Comunque. è lei? Ma chi è lei? Si allontani. Chi è lei? È un giudice. Ma che è? È un giudice. Oh, Ragazzi, è giudice. giudice Pegna. Giudice. No, è Giudice Pegna. detective. Giudice d'eccezione. Comunque, il discorso è. Alessio, se vai a Piazza Pulita ogni sera, vedrai che li trovi. Cioè, il problema è che li fate una Sì, volta a ma tu devi settimana. capire che non è che ci sto ogni sera. Vabbè, e ogni sera ci sei una sera, ci sei tu una sera, ci sta quell'altro, cioè il discorso. Eh no, Posso farle perché? io. Perché l'unico che fa le cavigliere qua sono io. Se Perché io nessun altro le potessi fa. ad avere i Scusami, poteri, gliele perché farei fare scusami, tutto il Mike non può giorno. farlo? No, sì, Non può c'è. farlo, ma Perché non non ci c'è. fosse. Mi Non scrivete c'è di mai. Marco? Non le fa perché sta a farma come un pazzo. Ok, e capisci che deve, può anche venire ogni tanto fa sta cosa, no? Ma io ho capito, ma parlane tu, mica devo chiedere Dio, cioè nel senso, Oh, sei ci parlo giudice. io. No, perché qua le cavigliere faccio io. Vabbè, comunque, non è questo il problema. Stasera richiedo che comunque almeno il processo di Derek Frost venga fatto in aula in quanto c'è un testimone da chiamare sotto Ma non giuria. c'è Derek Frost? Non me ne frega un cazzo che non Ma c'è. che schifo, ragazzi, ma... Vabbè. Alessio, io cosa ti devo dire? Sono tre Sì, non sessioni può che non si venire presenta proprio lui. nessuno. Giudice, la posso Ma parlare lui un è l'ultimo attimo? dei problemi, il problema sono tutti gli altri. Sono tre sessioni che nessuno si presenta. Io due domande me le farei. Secondo me, io sono giunto alla conclusione che i problemi non sono un mandato di cattura, anche perché Io sono non ha giunto a una senso che tutti conclusione. facciano i latitanti. E il problema non è quello. Io sono giunto a una bella conclusione. Chi non si sente a processo, il mandato di cattura, la latitanza, prende Diventa ergastolo. l'ergastolo. Raga, si è Sì, voluto dargli quindi questo. 48 ergastoli, certo. Ma almeno così qualcuno Certo. si presenta. Magari, guarda. Smith, Concordo. ascoltami Guarda che con prima tu. era così, Smith. Oh, Prima la latitanza era Dani, ergastolo. ascoltami con Sì, nella Dani, 3.0 sì. Sì. aspetta un attimo. No. Mi stavo Mi detto. fate Ma che parlare, per dici? favore. Con tutto il bene, però c'è da dargli un contro. Perché che tu gli dai 90k se si presentano o 120 se non si presentano, la gente non si presenterà mai. Quel Ma mandato c'ha di cattura, 75.000 dollari in più di multa, cioè. quel mandato di Devi contare che cattura deve prendono. far Tu devi paura. pensare che Tu 120.000 dollari di devi multa. pensare che la Tu devi gente di pensare che 100.000 120.000 dollari di dollari di multa multa se ne acquisita. sbatte il Non sono cazzo. 120.000 dollari.
Oscar, non sono 120 dollari. No, non sono 120 dollari, Oscar, sono 100. Sono 195.000 dollari. Se ne sbattono il per cazzo. Per 200.000 dollari? Non cambia dai, un per cazzo. favore, non li fai in una settimana manco se sei fortunato. Li fai in 2 giorni se stai a farmare al latte. Ok, ma chi sta a fare 2 giorni il latte? No, ma più che altro spammano le rapine, se li fanno i soldi. Ma guarda i criminali, rapine, già sì, sono rapine. Dai, raga, ma comunque i criminali sono spendono i soldi. Sono rapine? Non ci sono rapine, raga, non ma comunque i criminali i soldi ce l'hanno e non possiamo dire che non ce l'hanno e che ce l'hanno o come li fanno non lo so, ma ce li hanno e stanno pieni di soldi, quindi i 100k, i 200k non gli cambia niente, o quelli di fai la latitanza che li porta all'ergastolo e loro poi vedi come si cagano sotto e dopo vengono i processi. Infatti quello è meglio, l'ergastolo. Lo so, ma non approveranno mai sta cosa, che tanto tutti devono essere liberi di scappare. Vabbè, dall'aula se ne sono andati tutti. Se li vogliamo far qua, li facciamo qua per il caso di Derek Frost. Però c'è un testimone? Rimane come testimone. Allora andiamo a fare il testo qua. Ma volevo chiedere, ce la facciamo entro le ora facciamo 11. Andiamo ora. Facciamo subito. Vai. Che io dovrei fare un blitz. Dai, prego, procuratore, iniziamo. Cancelliere. Un attimo, che ce l'ho scritta. Ok, qui sono tutti perché. Raga, ma ragione Sacchi. Ma comunque, raga, non si può obbligare la gente a fare il processo. Vabbè. Se non si sceriffo. Non li cercano, ma se poi non li cercano le compagnie. E è lei? Oh. Pronto? Oh. Un detective. Se ne vanno i coglioni? In aula, processo 169. Oh. Pronto? Sì, vada. Sì. Uscire. Sì, era un attimo nei miei pensieri. Sì, vada. Ma chi è questo? Detective. Ah, buttatelo fuori. Buonasera a tutti, signori, prego comandatemi, grazie. Buonasera accusa, buonasera difesa. Buonasera vostro onore, buonasera assistente, buonasera alla difesa fantasma, come ormai è un'abitudine. Oggi trattiamo il caso di Derek Frost. Signor Derek Frost è già più che conosciuto a quello che è lo Stato di Los Santos per le sue innumerevoli pagine di ferite penali, costituite da mancati alt, eccesso di velocità, guida pericolosa, tentati omicidi di pubblico ufficiale, rapine a mano armate. E per ultimo, ma non per importante, usurpazione di titoli ed oneri militari, in quanto il soggetto si è finto un agente dell'LSSD, sceriffato di Los Santos, facendo rischiare la carriera allo sceriffo stesso, in quanto per un errore da parte di un agente del dipartimento di polizia la fedina è stata compilata nel posto sbagliato e non nel Derek Frost giusto, in quanto entrambi i soggetti sono conosciuti allo Stato con lo stesso identico nome e la stessa identica data di nascita. E appunto tutto ciò, compreso questi piccoli errori causati da signor Derek Frost stesso, hanno rischiato il licenziamento di un agente del Dipartimento del Nord. Bene. E non avendo una difesa, procediamo pure con la parte dei testimoni. Bene, come testimone chiamo Michael Pena, nonché detective del Dipartimento di Los Santos, nonché una delle persone che ha effettuato l'arresto del soggetto stesso. Prego, venga pure. Bene. Prego, si accomodi al banco dei testimoni. Metta la mano sulla Bibbia. Ripeta dopo di me. Giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. Nient'altro che la verità. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. E di non nascondere nulla a mia conoscenza. Ok. Posso, giudice? Si identifichi in aula, testimone? Ok. Sono il detective in seconda Michael Pena, del Dipartimento di Polizia LSPD di Los Santos. Perfetto. Prego, procuratore. Signor Pena, in quanto al fascicolo da lei inoltrato ci sono stati dei piccoli problemi, in quanto la sua bodycam era difettosa.
Ci può raccontare esattamente che cosa è successo quel giorno quando il soggetto è stato arrestato appunto per usurpazione di titoli ed oneri militari? Certamente. Allora, io in quel giorno, mentre ero nel mio normale servizio di pattugliamento, ho visto questa macchina che stava driftando al garage centrale e abbiamo incominciato questo inseguimento. Dopo aver finito l'inseguimento, posto in stato di arresto per il reato di mancato alt, lo abbiamo portato nella centrale 217 e durante l'identificazione è uscito Derek Frost, sempre per il problema che aveva la stessa data di nascita e lo stesso nome del collega dell'LSD. Io ho esclamato: ma lei è figa dell'LSD? E lui ha detto sì. Così io gli ho fatto la domanda: e perché si è fatto inseguire dalla polizia e non fermandosi al normale controllo da parte della polizia? E lui ha detto no, perché sto eseguendo in questo momento delle indagini riguardanti le corse clandestine. Così ho chiamato il capitano e il tenente dello sceriffato, perché in quel momento pensavo che era uno sceriffo e quindi che si dovevano prendere dei provvedimenti a livello di disciplinare. Solamente che appena sono arrivati i tenenti e il capitano, è arrivato l'agente Derek Frost e ha smentito, diciamo, il suo alibi. Questo è quello che mi ricordo. Io ho finito le domande, vostro onore. Credo che il test sia stato più che chiaro. Perfetto, c'è una difesa che il testimone può recarsi di nuovo al suo posto, grazie. Ok. Andiamo avanti, testimoni, accusa. Negativo, vostro onore. Allora procediamo pure con la ringhia finale, accusa. Per quanto riguarda il caso di Derek Frost, la procura richiede l'ergastolo e il sequestro di tutti i beni, in quanto è un soggetto che ha causato più danni all'interno della città di Los Santos e l'ennesimo danno l'ha creato fingendosi un agente dello sceriffato, in quanto poteva creare danni e non si sa se li abbia creati o meno, nulla vieta che li abbia fatti, è vero, sono probabilità, possibilità. Ma non ne abbiamo la certezza di questa cosa, che avrà sfruttato questo stesso nome e cognome per portarsi dei vantaggi all'interno di quella che è la nostra città. E quindi la procura rimane di questa idea. Bene, mi ritiro per deliberare. Salve giudice. Uscite. Cacciate immediatamente voi due. Chi siete? Fuori, uscite. Ma chi è lei? Fuori? Così, gente. Comunque. Dimmi, guarda, secondo me l'ergastolo ha accettato, sì, assolutamente. Se non ne pensi? Pure secondo me, ma è che non si è manco presentato, cioè boh. Una cosa così grave è da punire assolutamente. Perfetto, dopo procediamo. Vada. Annunciaci pure, cancelliere. Seguimento in corso, servono due pattuglie di supporto. Signore e signori, tutti in piedi in aula. Precede l'onorevole Clark Foster e Alessio Bruno. Il seguimento in corso, servono due pattuglie di supporto. Bene, signori, grazie, accomodatevi. Ci troviamo davanti a un soggetto che non si permette neanche di presentarsi in tribunale per difendersi, cosa molto da stupidi, oserei dire, perdonatemi per il francesismo. Però oggi siamo qui comunque a giudicare una persona che, appunto, sempre si è presentata, ha commesso dei reati estremamente gravi. Reati che vanno assolutamente puniti. Ed è per questo che questa sera la corte dichiara colpevole l'agente, anzi il signor finto agente Derek Frost, e lo condanna all'ergastolo e al sequestro di tutti i beni. L'udienza è sciolta. Volete farveli tutti qua o... No, facciamo dentro, mi sa. Sì. Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. Bene, procuratori. Possono andare in aula, sono andati dentro la stanza. Ok. Vai prossimi.
Bene, aspettiamo qua il procuratore. Danni su danni, cosa danni su danni? Fa danni su danni. Bonzo, ascoltami a me, fammi fare un attimo i processi a me a lei, che poi devo correre a fare una cosa. Vabbè, vado. Allora, che abbiamo? Allora, ti parto subito col processo mio, li facciamo prima io e lei, che poi okay. Devo correre in centrale. Abbiamo qua Giova Herrera, vedo, Scarsacchi. Allora, sì, è un 5 reati di classe A, classicissimo, soggetto a attentati omicidi di pubblico ufficiali, rapina a mano armata e detenzione illegale. 90.000, 15 anni. Ottimo. Anzi, no, va bene, 120.000 oggi. 21 anni, va bene, 21 anni, va bene. Poi? Abbiamo Raffaele Bonzo, poi abbiamo Del Cova, abbiamo Gang Sick. Sì, sempre 120.000, 21 anni, va bene. Ed è quasi al limite della base fiscale. Va bene quello che è scritto, va bene. Ok. Peppe Casalese, già un'evasione fiscale, 5 euro di classe A. Questo facciamo... quanta evasione fiscale ha? Un bel po', quasi 100.000. Allora facciamo 50.000 e 29 anni e 7 giorni di obbligo di firma e 20 ore di servizi socialmente utili. Vuoi fare tu i mail o li fai tu? No, no, fai tu. No, ti do, posso, avete finito. Okay. No, è mancato due, sono errato. L'ho già fatti. I vostri no, avete finito? No, tu i tuoi. Permesso, permesso. Vostro onore, io fuggo. Una sì, vera pure. Ok, la Trelleway, evasione fiscale, okay. Richiediamo 30.000 e 20 anni. Fiscale, 30.000-20 anni, anche 20 ore se socialmente utili e 7 giorni di obbligo di firma, non so. Un attimo. Vai. Del Cova? Sì. Vieni. Poi l'ultimo, Raffaele Beltraleiva. 5 rati di classe A, richiediamo 120.000 dollari di sanzione di pecuniaria e 21 anni di pena detentiva. Va bene. Non posso. Asturla, sa come portarlo, sì? Sì, sì, è già tutto pronto. Posso, posso. Giudice, possiamo già andare? Vuole... Sì, possiamo andare. Ok. Ok, il giudice deve essere portato adesso in hotel. Fate voi le cavigliere? Sì, sì. Fai un po' di cavigliere perché dobbiamo iniziare a mettere un po' a tappeto tutto il territorio. Yes, cioè, nel senso, stiamo arrivando sul il discorso mio è sollecitare i due che possono farli, cioè Mike e quell'altro, di venire almeno una sera ogni tanto e fare il cavigliere. Fuori, sì, perché sì, non sì, è che devono solamente fare quel resto, perché infatti. Fare il governatore vuol dire anche fare queste cose. Per non fa un cazzo, ma esatto. È più quella cosa. Esatto. Quindi... Mike si sta proprio a grattare i coglioni. Ma se, vabbè, non parliamo se... che sono in live. Eh no, no, ma voglio che lo sappia. Ma io tanto gli ho detto. No, ma mo, tanto domani ci parlo con Mike. Cioè, l'ho scritto anch'io, volevo parlarci. No, ma lui è chill, nel senso, non so sì, se certo. Si torna, non è che. Però magari dovrebbe. Cioè, se mi dà una mano pure lui. Vabbè, ma come mai questo cambio di Shuan Shuan? Col secondo, per cazzeggia un po'. Sì, ma questa, questa voce fa ride. Noi andiamo, sì. Andiamo in albergo, scortatemi. Sì, no, sì, io sì, no, io no, perché devo andare, un poliziotto okay, mi deve venire a parlare, okay. Quindi. Okay. E dopo vi do una mano per i cavigliere finché non arrivo. Sì, sì, cioè, come poi arriva sì, parte. Ma comunque con chi fate le cavigliere? Avete abbastanza Marshall? Sì, e guarda qua. Ma al massimo chiamiamo lo sceriffo. Ah, sì, adesso che no, sono tornati, ti lascio così. Sì, sì, buono, buono. No, non guido io che ho problemi. Se guida fatta, allora è finito. Sì, infatti. Cioè, è ora di comprarsi qualcosa di nuovo. È ora di comprarsi anche. Ok.
Qualcosa di più potente, no? Pasta, sarebbe loro di farsi, no? Sì. Comunque. Allora, buone cavigliere, in caso... Signori, dopo questo servizio procederemo con dei blitz a delle cavigliere. Dovete farlo ogni sera, stasera. Io il discorso l'ho detto adesso, ogni sera chi c'è Quando che c'è può sto, sì. farlo, sia te o Alessio o Siamo già in Yang auto, o quindi possiamo. Mike o anche Pete, ok? Ogni sera, se è possibile, fare cavigliere. Se no è ovvio che non vi trovate mai, perché magari beccate la sera magari in cui 20 persone non ci sono. Cioè, se ci siete ogni sera, magari lo trovate. Non è che ogni sera tutti sono sempre lì, cioè. Ma poi entrerà la sera la persona, comunque. Certo. Procuratore Bonzo è radio? Ma quando C'è il mai? procuratore Bonzo? Non è mai in radio. Vabbè, ti devo parlare. O solo magari chiede aiuto qualche aiutante, capito, del Sì, governo, se sì. può farci sta cosa, magari ci parlo io. Ma anzi, magari faccio io, me ne occupo io, sai? Se vuoi, mi occupo io di parlare con qualcuno degli alti del governo, ok? E gli chiedo se può concederci qualche aiutante per fare queste cose qua. Procura, così magari possiamo fare un po' spesso. Fammi sapere poi chi è. Buona serata allora, signori, grazie, Arrivederci. arrivederci. Ok, signori, voliamo senza limiti alla procura che ci vediamo. Bene ragazzi, questa era live brevissima, alla fine mi sa che era meglio che non lo facevo a live, perché alla fine non durano mai un cazzo le live, a parte se non sono processi importanti. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me, anche se sono stati molto poco. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi, vedere i comandi, punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube per seguire tutte le repliche del canale. E no, smetti il live non lo voglio portare perché sarebbe troppo pesante per me la fare smetti il live, è troppo pesante sarebbe. Vediamo poi nei prossimi giorni, ora voglio provare a vedere. Perché parlo di cose in cui non voglio far sentire il live, perché magari mi ti parlo di cose importanti, la polizia che non bisogna far sapere a tutti. E quindi è questo. Vabbè ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto, vi auguro una buona serata. Vi lascio da mezzogiorno, che è qua. Vi lascio da mezzogiorno ragazzi, vi lascio da mezzogiorno e buona serata. Ciao!